Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora non mi vedete, vedrete solo le mie mani e quello che ho portato in vacanza ora che sono stata a Dublino. Non vedete la mia faccia perché sono atterrata da pochissimo, sono praticamente sconvoltissima e in più Dublino mi ha regalato un grandissimo herpes, quindi preferisco non farmi vedere. Ma vi volevo mostrare prima che svuotavo tutti i beauty che ho organizzato, cosa ho portato. Parto da questo coso blu che è praticamente, no, non si riesce a vedere, quindi lo prendiamo dopo. E partirò da quello che si riesce a vedere dall'inquadratura. Prima di tutto, li ho sempre con me, sono le salviettine asciugasebo, in questo caso della Wycon. Queste le tenevo in borsa così ogni evenienza mi potevo sistemare almeno leggermente la faccia. In borsa portavo sempre anche il rossetto o lucidalabbra della situazione. Poi voglio parlarvi prima dei prodotti nel beauty. Il beauty è questo qui, è della Kiotis, è bello grande però non l'ho riempito tutto. Questo beauty non lo utilizzavo per i viaggi da parecchio. L'unica volta che l'ho utilizzato per i viaggi risale al 2010, quando sono stata a Parigi. Poi, sinceramente, lo avevo riempito di cose e quindi non lo svuotavo per i viaggi. Vediamo un po' che cosa ho portato. Ok, c'è un po' di caos. Ovviamente lo spazzolino che andrà diretto nella spazzatura perché ormai è rovinato. L'ho voluto portare questo qua vecchio perché l'ultima volta che sono stata fuori, praticamente quello che fa i controlli all'aeroporto ad Amsterdam mise le mani all'interno del mio beauty, prese il mio spazzolino, lo aprì ed era nuovo, lo volevo uccidere, quindi ho fatto, vabbè, questa volta mi porto il vecchio, poi lo butterò e prenderò uno nuovo. Poi, pinzettone per capelli che prontamente vado a posare. Le salviettine, quelle che avevo acquistato proprio per il viaggio dall'Acqua di Rose, sono le salviettine struccanti viso, occhi e labbra. C'erano 7 pezzi dentro, mi sono piaciute abbastanza, sono molto piene di prodotto, poi vi farò una recensione un pochino più approfondita, però era piccino, compatto ed era comodo. E ora questo non ho spazio, lo butterò a terra e poi lo conserverò. Poi il portapennelli, questo era della Essence, di una collezione primaverile di qualche anno fa. Questi sono i pennelli che ho portato. Prima di tutto questo qui. Si vede, sì, doppio con spugnetta applicatore e pennellino angolato che ho usato con un ombretto nero per delineare il mio occhio. E anche questo ora finirà a terra perché si deve lavare. Poi pennellone da cipria della Kiotis, un altro pennellone da fard sempre della Kiotis, uno un po' più piccolo da contouring sempre della Kiotis. Pennello morbido, io ci applico il oddio, come si chiama? L'highlighting sotto il sopracciglio. Pennello da sfumatura di Kiko che deve essere lavato. Poi ci tengo questo cappuccio sopra perché si spampania, che è una bellezza questo pennello. È brutto e cattivo, cioè sfuma benissimo, ma si spampania, che è una bellezza. Un altro pennello da applicatore, uno da precisione e un altro pennello da sfumatura più piccino, questo è della Essence. Ok, butto a terra anche questo, tanto devo lavare tutto. Poi, cosa esce più? In questa bustina di Ikea ho messo alcuni prodotti, non è la bustina dei liquidi, sta qua dietro, dopo ve la mostro. Allora, c'è un pezzo di una palette Trousse della Pupa per questo rosa che adoro. Poi c'è il kit per sopracciglia della Essence, quello vecchio è rimasto solo il colore scuro che uso per delineare e definire bene l'arcata sopraccigliare, la matita
di Kiko per le sopracciglia, una matita contorno labbra della Rebecca Makeup nella colorazione e batte la pesca 148. Ormai la punta è andata, dopo la rifarò. Un ombretto nero di Wycon, il numero 02, e l'ombretto, portavo solo questo ombretto nero, ne ho due di solito, uno con i brillantini e questo qua che uso opaco. Poi correttore verde della Shaka anti imperfezioni. Poi fermo qui. Aiuto. Una matita color bronzo marrone glitterato dell'Eofira Skin Color, che pure mi piace tantissimo. Ancora questa bustina, la butto a terra. Matita della Pupa, la Multiplay, la numero 09, quella nera che anche deve essere fatta la puntina, è la matita nera che uso in questo periodo. Matita beige della Essence, un Kajal, pencil Kajal, che non ha più il suo numerino, non lo vedo, quindi non vi saprei dire che numero sia. Questo c'era nella bustina. Continuando, da questa bustina esce questo che è la... contenitore dove ho inserito i gioiellini, che ve lo faccio vedere dopo. Proseguendo, senza far cadere nulla, trussettina della Pupa a forma di orsetto, cui lo sapete adoro questo beige miele, e in questo video mi sta piacendo anche tantissimo questo blu, tant'è che ci ho fatto il buchino, ci sto facendo il buchino. Ok, poverina, è tutto massacrato, ma l'adoro. Poi un'altra trussettina della Pupa, questa a forma di fiore, e c'è il mio fard preferito, ormai agli sgoccioli. Quando ho aperto il canale già usavo tantissimo questo fard ed era praticamente in tonso, l'avevo appena iniziato. Ora dopo 7 anni, 8 anni ho perso il conto, è rimasto solo il bordino e tra un po' ovviamente andrà in pensione. Mettiamolo a posto. Scusate, pettine a denti larghi in legno di faggio, se non erro, della G-Cube. Ho portato soltanto questo. Nel frattempo metto anche a posto, non vi dispiace, vero? Poi cipria di MAC, la Studio Sculpt Defining Powder. Come sapete non c'è il numero perché è stata un'adozione, quindi non vi saprei dire. Però questa vado a metterla dietro. Il quad di correttori della Wet n Wild, di cui è rimasto l'highlighting che è stupendo, lo che sto usando in questo periodo, e questo correttore sul beige molto 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 coprente, mi piace tantissimo. Poi ancora un'altra trussettina Pupa, questa è una giraffa, è della Zoo qualcosa, in cui utilizzo tantissimo questo marroncino rossastro. C'è anche il buchino, l'ho iniziato a utilizzare da poco, ma mi piace tantissimo e quindi lo continuo ad usare. È il mio marroncino di fiducia, diciamo così. La mia terra per il contouring dell'Astra, terra compatta, la numero 02. È un colore freddo molto simile, non troppo dissimile dal mio colorito. Mi scava molto bene, mi piace tantissimo. Il mio cellulare continua a chiacchierare. Palette della Deborah di qualche anno fa, non c'è neanche più scritto nulla dietro, pienissima di colori, ma quello che uso di più è quello intorno a questa farfallina ed è il mio highlighting da sopracciglio, è perfetto per il mio incarnato, veramente mi piace tantissimo. Poi buttiamo queste altre a terra, vi voglio mostrare sì, le cosine che ho portato come jewels. Allora, un paio di orecchini a foglia così dorati, questi erano dei ciondoli che ho modificato e ho fatto diventare orecchini. Poi una collana con croce piena di glitter, credo che siano elementi Swarovski o qualcosa del genere,
Molto bella, questa mi fu regalata da un'amica di mia zia al mio 18° compleanno, la metto tuttora perché mi piace da impazzire. Un paio di pinzette fucsia per capelli, una fascia rosa per capelli, poi ancora un quarzo, una collana con quarzo, un attimo solo che si sta inceppando qualcosa qua dietro, voi vi mostro dopo. Una collana con quarzo viola bellissima, l'adoro. Un paio di orecchini di cui non sono appaiati insieme, ma io li uso insieme se riesco. Vabbè, allora praticamente c'è questo qua con i quattro brillantini che continua lungo lungo con due brillantini qua sotto e l'ho appaiato insieme a questo qua che è un altro brillantino piccolino. Faccio uno corto e uno lungo, mi piace molto come effetto. Avevo perso sia l'uno che l'altro e quindi li ho accoppiati. Un anello grande che normalmente mi piace indossare al dito medio, è tipo un super fidone, fidina, fidone. No, guardate, è un modo di portare anelli che mi piace tantissimo. Poi, un paio di orecchini li ho uniti insieme per non perderli. Sono praticamente, vediamo se riesco, ecco qua. Sono fatti così, sono piccolini, c'è una pallina sopra e due sotto. Con queste cose che li unisce, questa maglia che li unisce. Poi cosa c'è più? Un'altra anello a fascia, molto carino. Questo è l'anello di fidanzamento dei miei genitori, che è molto simile a quello che ho scelto che abbiamo scelto io e il mio fidanzato. Si sta scaricando la batteria, quindi fra un po' dovrò staccare per metterne un'altra. Poi vediamo se ci riesco. Un bracciale oro, molto carino. E forse l'ultimo, sì, una collanina che si è arrotolata, ah no, si è scastrata con la mia iniziale e degli Swarovski qua sul lato. Questa mi fu regalata dal mio fidanzato un compleanno diversi anni fa. Io l'adoro, mi piace tantissimo. Ok, io ora devo cambiare batteria perché questa si sta scaricando. Ci vediamo subito dopo. Ora vi faccio vedere come ho giocato a Tetris per quanto riguarda la bustina dei liquidi. Io ho questa che più o meno rientra nelle dimensioni, solo che varo perché è molto larga e si allarga anche qua. In più ha questa cerniera che è molto comoda. L'ho avuta quando ho fatto una selezione per l'AXA, per un lavoro, poi non andò a buon fine, però almeno mi sono tenuta questo bel contenitore che è perfetto, almeno per i viaggi mi piace tantissimo. Prima cosa che sbuca è il deodorante. Della borotalco è quello che sto usando in questo periodo, sta anche per finire, lo metto testa in giù così dura un po' di più. Qua che si è anche aperto, porca paletta, è il detergente viso, l'ultimo che vi ho fatto vedere nel video. A questi quindi dell'Omnia se non erro. Poi il contorno occhi che sto usando in questo periodo, di cui non vi ho mai fatto vedere né l'acquisto né la recensione, è della Olaz, si chiama Definitive Eye, è un contorno occhi illuminante, non so se si vede, c'è una parte gelosa e una serie di strisce di crema con dei micro glitter all'interno, che ovviamente idratano e aiutano ad illuminare la zona del contorno occhi, e in più cercano di illuminare, cioè questi glitterini illuminano un po' il contorno occhi e otticamente fanno sparire un po' le occhiaie, otticamente. Poi un gel mani della Stenom, gel detergente mani senza risciacquo, lo porto sempre da 50 ml, lo tengo normalmente in borsa al lavoro. Ancora della Stenom, della linea Dermocare e il Lip Care, la crema riparatrice per labbra. In questa confezione della Sephora c'è la crema viso della Bottega Verde alla uva rossa, che ancora vi devo recensire, a breve arriverà anche la recensione. In quest'altro contenitore si è spaccato a metà il prodotto, praticamente è un balsamo extra lisciante della G-Cube,
Poi ho portato della Galenic, la DD Cream SPF 25 Teint Lumière, Perfection, no, in francese come si dovrebbe dire? Perfection Beauty, Tu et On, non lo so pronunciare, va bene. Comunque è la DD Cream, preferito portare una DD Cream rispetto a un fondotinta, così la DD Cream la posso mettere sempre. Questo contenitore, che si è anche rotto, lo devo buttare. C'è il liquido per le lentine, le lentine che non ho messo perché mi sono trovata ad essere in questo periodo molto sensibile alle lentine, quindi appena le metto il mio occhio sinistro va in fiamme, quindi la devo togliere e continuo a lacrimare come una fossennata. Quest'altro contenitore c'è lo shampoo della G-Cube, sempre della linea, come si chiama? L'ho detto prima, extra lisciante, balsamo e shampoo sono quelli che adoro di più di quella linea. Questa è una crema corpo da 20 ml, aspetta un momento, da 24 ml. Papà me la portò da un viaggio, era diciamo il beauty di cortesia di un albergo. Visto che era piccolina, l'ho portata, l'ho usata sia come crema corpo, crema mani, crema piedi, crema tutto, ho portato una sola cosa e via. Questo lo dovevo mettere nell'altro beauty perché è crema, quindi non doveva andare qua. Comunque è un rossetto biologico della France Mondier, Terme di Repole, bio, 100% naturale, e il numero 4. È un color carne che dà un po' sull'aranciato, è un pochino glitteroso, è luminoso e mi piace tantissimo pure questo. Poi il mascara che sto usando in questo periodo della Catrice è il Preta Volume Smoky Mascara Velvet Black. Poi un gloss color carne marroncino, non c'è scritto più niente, si è cancellato tutto, c'è scritto solo il numero 03, ma nient'altro. Aiuto, un altro gloss rosa pieno di glitterini, anche questo ha perso tutte le scrittine, ha perso anche il numerino. Che bel video ragazzi, eh? Questo è il correttore illuminante della Bottega Verde, lo sto utilizzando praticamente da neanche 2 settimane e ha perso tutte le scrittine. Ve lo devo recensire, fortunatamente ho conservato la scatolina. Queste sono le gocce per gli occhi, sono sia lacrime che collirio, sono della Opto Hydra più A. Diciamo che come liquido gli darei un ni per il semplice motivo che comunque non mi ha aiutato con le lentine, ma l'ho usato tantissimo come collirio perché avevo avuto quest'occhio sinistro che mi ha rotto le scatole tutto il viaggio, dovevo stare con gli occhiali praticamente tutto il viaggio. Eyeliner che non ho utilizzato, quindi uno spreco di spazio della Yves Rocher Eyeliner, lo 02 Black o noir, visto che è una ditta francese. La bustina la buttiamo giù. Ultimo prodotto in questa confezione è la base ombretto della Debbie ed è quasi agli sgoccioli, sono contentissima, ho odiato questa scusate ho odiato questa base per ombretto, ora fortunatamente sta agli sgoccioli, ne devo prendere un'altra assolutamente. Quindi tutto questo andaradan sono riuscita a inserirlo qua dentro. Brava Elisa. Ultima cosa che vi voglio mostrare è cosa c'è in questo. Oddio, vediamo se riesco a metterlo qua, più o meno. Spostiamo leggermente la videocamera. Ecco qua, così si vede. È un borsello della Roventa. Dentro praticamente c'è... Allora, si vede prima di tutto questa mini piastra della bellissima, dovrebbe essere, no, Babyliss, che mi fu regalata dai miei amici, mi ricordo un paio d'anni fa forse, un attimo, eccoti qua,
e sia piastra che arriccia capelli, ma io non sono mai riuscita ad arricciare nulla, quindi lo uso soltanto come mini piastra. Visto che ho fatto la frangetta, è molto più semplice tenerla sotto controllo con questa. E questo borsello all'interno era per questo, che è un minifono della Roventa, che ha il beccuccio classico, più si può agganciare questo, che è una specie di spazzola. Esce, qua è inserito il fono, esce l'aria, nel frattempo ci sono anche i miei capelli, ti pettini e ti allisci. Devo levare tutti questi capelli, non li guardiamo, buttiamola. Ok, quindi questo è tutto ciò che ho portato nei miei 4 giorni a Dublino. Spero che questo video vi possa essere veramente utile, almeno per quanto riesco a buttare tutta questa roba, a giocare a Tetris e a sistemare tutta questa roba in una bustina per viaggiare in aereo. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video in gamba. Ciao ragazze, ciao ragazzi, un'altra volta in gamba. Baci baci!